I cimiteri, si sa, sono luoghi lugubri e inquietanti. Ci sono molte zone del mondo dove ci sono cimiteri abbandonati, dove nessuno vorrebbe passarci nemmeno un minuto. In Russia c'è un cimitero abbandonato. Secondo alcune testimonianze del luogo, questo cimitero sarebbe così infestato che gli abitanti della zona evitano anche di passarci vicino, sia di giorno che di notte. Il canale Ghost Paranormal ha deciso di recarsi sul luogo per verificare se ciò che viene detto è vero o falso. Una volta sul posto, vengono installate delle piccole telecamere. Ciò che viene ripreso dimostra a tutti gli effetti che effettivamente qualcosa di strano in quel cimitero c'è. Una delle telecamere cattura una strana sagoma nera che si materializza dal nulla. Potete notare come la strana sagoma pian piano si allontana dal posto. Nel secondo filmato, una mamma regala una piccola macchina fotografica a sua figlia. Logicamente non vera, ma a giocattolo. La stessa, però, riesce ugualmente a scattare delle foto e immortalare qualsiasi cosa le capiti davanti. La madre della piccola incomincia a curiosare nella macchina fotografica della bambina e nota in una foto qualcosa di strano. Sembra che la bambina, mentre giocava scattando le fotografie, abbia immortalato qualcosa di spaventoso. In una delle foto appare un'enorme sagoma nera. In quel momento in casa c'erano solo la madre e la piccola. Quindi, chi è quell'uomo? La domanda giusta da fare sarebbe: che cos'è? Nel terzo filmato, un uomo sente degli strani rumori provenire dalla sua abitazione. L'uomo si fa coraggio, prende la sua macchina fotografica ed entra in casa. E lì incomincia a scattare alcune foto. Tra le tante foto fatte, ne viene fatta una dove viene immortalato qualcosa che non dovrebbe essere lì. All'apparenza sembrerebbe un essere umano, ma in quel momento nella casa non c'era nessuno, solo l'uomo che ha scattato la foto. Quindi tutto fa presupporre che quello non è in nessun modo un essere umano. L'ultimo filmato si svolge in una camera da letto di una casa. Di notte in questa casa si sentono dei rumori strani. Il proprietario, stanco di questi rumori, decide di installare una telecamera. E questo è ciò che viene registrato. Allo scoccare delle 2 di notte, la porta della camera da letto incomincia a chiudersi da sola. In quel momento, porte e finestre erano chiuse, quindi sono da escludere gli spifferi d'aria. Ma allora, chi ha chiuso quella porta? Questo era l'ultimo video, ragazzi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima come al solito. Ciao!